Nulla da fare per i ragazzi di coach Peppe Lombardo. La formazione Under 17 della cestistica alla scuola Marconi di Riccata ieri sera è stata sconfitta dalla capolista Invicta 9300 di Caltanissetta. Troppo forti i nisseni, ampio il divario tecnico, ma i ragazzini gialloblu hanno venduto a cara la pelle. L'incontro si è concluso con il risultato di 90-34. Pronti via, l'Invicta scende in campo con una aggressività impressionante, schiera dal primo minuto, una zona pressa tutto campo abbastanza scriteria. I ragazzi gialloblu vengono raddoppiati, talvolta anche triplicati nella loro metà campo. La scelta del coach in seno Ignazio Labua porta subito ai frutti sperati 10-0 di parziale. Questo perché i giovani ricatesi si incaponiscono in azioni personali e palleggi eccessive anziché usare il più classico dei fondamentali cestistici, in questo caso ovvero il passaggio. Strigliata da coach Pepe Lombardo, la cestistica riesce a prendere finalmente le misure agli avversari, ma la squadra va a riposo in svantaggio. Con un pesante meno 31 punti, 16 a 47, nei due quarti successivi la musica non cambia e l'Invicta vince 90 a 34 più 56 punti, senza cercare alibi inutili. La partita è stata un monologo nisseno con i ragazzi licatesi pronti a colpire sporadicamente. Quelli dell'Invicta invece hanno sfoderato la famigerata zona press, contendendola con una aggressività spesso oltre il limite della correttezza, ma tollerata dalla coppia arbitrale un po' troppo permissiva. Difficile trovare spunti positivi in una gara del genere se non nell'aspetto didattico della dura sconfitta nata dall'incapacità della cestistica di far fronte alla pressione avversaria con i passaggi veloci e movimenti senza palla in aiuto del portatore aggredito. Il prossimo incontro della cestistica sarà da Agrigento contro la Libertas 2000. Questo è il tabellino. Vincenzo Cavaleri 11 punti, Roberto Berardo 10 punti, Samuele Cavaleri 6 punti, Alberto Iacona 3 punti, Agostino Mugnos 2 punti, Emanuele Bellomo 2 punti.